2.000 studenti provenienti da 22 licei lombardi si sono confrontati questa mattina con l'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola. Un botta e risposta andato in scena al Teatro Dal Verme, organizzato dal Centro Asteria. Tante le domande degli studenti a Scola, una in particolare, quella sulla possibile costruzione di una moschea a Milano, ha acceso il dibattito. Libertà di culto va data veramente a tutti. Nella logica dell'amore, come uomini di fede dobbiamo essere profondamente magnanimi. Insomma, una nuova apertura dopo quella della scorsa primavera da parte dell'arcivescovo di Milano nei confronti della costruzione di un luogo di culto per i musulmani nel capoluogo lombardo. Per il cardinale bisogna però evitare che il luogo di culto sia animato da integralismo e fondamentalisti. Vorrei domandare, sapere bene chi è il soggetto comunitario che chiede la moschea. Chi sta dietro questa richiesta? Vi spiego. Un soggetto reale che vuol vivere la propria fede, che sa distinguere molto bene l'esperienza della vita religiosa dalla politica, dalla cultura, che non trasforma la moschea in uno strumento di fondamentalismo o di integralismo. Tante le domande dei giovani studenti sul tema della fede e quello della libertà, sul realismo dei giovani, sull'amore fino all'interrogativo, sulla libertà religiosa e il rispetto dovuto a ogni fede.